Roberto Venturato, nuovo allenatore del Cittadella. Ecco, che Cittadella vedremo quest'anno? Sicuramente cercheremo di costruire una squadra che abbia un'identità importante, precisa, sul quale fare riferimento, che sappia proporre un calcio propositivo e soprattutto che riesca a attaccare, difendere insieme. Credo che in una realtà come questa è molto importante saper lavorare insieme, avere un gruppo di un certo spessore sia in campo che fuori. Lei prima ha detto che oltre a lavorare tatticamente e tecnicamente sarà importante anche il lavoro proprio psicologico anche sui giocatori che vengono da una retrocessione. Sì, è molto importante, credo sempre è importante il lavoro di testa, perché comunque i muscoli vengono sempre comandati dal cervello e quindi credo che questo aspetto sarà determinante in questa prima fase ma anche durante tutto il campionato. Ecco, venire dopo 10 anni in una squadra dopo 10 anni in cui c'è stato lo stesso allenatore, la spaventa, le dà una carica in più? Qual è il suo atteggiamento verso appunto questa sfida? L'atteggiamento è quello di sicuramente di aver apprezzato quello che è stato fatto da parte di Foscarini, di aver apprezzato quello che è stato fatto da parte di questa realtà in questi ultimi anni, che sono stati risultati straordinari, e sicuramente l'ambizione, la voglia, la sfida di provarci a migliorarli. Ecco, adesso entrerà nello spogliatoio, vedrà per la prima volta tutti i ragazzi insieme, ci può anticipare cosa gli dirà? Guarda, all'inizio credo che sia importante conoscersi e cominciare a creare un certo tipo di presupposti per creare uno sviluppo di lavoro di questi giorni, e quindi si comincerà già a parlare di lavoro e di tanto impegno, perché credo che in questo momento, soprattutto per il campionato che andremo a affrontare, per la situazione che è stata il campionato scorso, c'è veramente tanto da impegnarsi e tanto da lavorare. Grazie.